Hello everyone, qui Garcius98 e oggi siamo qui con questo nuovo, nuovissimo video su GTA 5. Il video che state appunto vedendo che scorre qui sullo schermo è un video che ho pre-registrato io all'uscita del DLC Contrabbandieri su GTA Online in cui appunto faccio vedere che vado sul sito della Mets Bank e mi carico i soldi sul conto, quindi si arriverà più o meno a 1.500.000. Anzi, 1.500.000 e 1.546.100 e con questi soldi vado entro al sito del foreclosure e vado a comprare l'hangar da 1.200.000 dollari a Fort Zancudo. Infatti qua lo faccio vedere che appunto entro, lo configuro, metto il pavimento da 167.000 dollari, metto il motivo base perché giallo e blu stava molto bene, quindi metto questo motivo qui. Vedo altri motivi, ma costano troppo. L'area di ufficio lo lascio perdere, l'alloggio pure, anche l'officina, e mi dedico subito per fare l'acquisto e quindi di iniziare questa nuova avventura con il mio nuovissimo hangar. E qua appunto dovrei aver fatto un'ultima valutazione di quello che avevo selezionato e quello che avevo deciso di acquistare, procedo all'acquisto dell'hangar stesso. Premetto che appunto, come ho già detto, che questo video è stato registrato precedentemente al mio parlare adesso. Infatti sono comodamente messo qua sul mio caro divano che sto appunto parlando a voi di questo fantastico DLC. Qui siamo appunto con la mia curuma, abbiamo già messo il punto di destinazione verso il nostro hangar e ora ci stiamo dirigendo verso appunto l'hangar per andare a vederlo, per andare a appunto a vedere di cosa si tratta. Qui appunto ci chiama Ron, si è molto contento di noi che noi abbiamo acquistato appunto l'hangar e ci dirà che dobbiamo venire subito perché ci deve parlare di affari. E ci deve mostrare ovviamente qualcosa. Appunto, noi stiamo muovendo con un sacco verso l'hangar, passando per testa dello Santos. Fortunatamente non mi hanno ammazzato, non mi hanno disturbato in alcun modo durante la realizzazione del gameplay. E soprattutto ho potuto fare tutto con la massima calma, con la massima correttezza, la massima tranquillità. Se appunto vi piacciono questi tipi di video, ovvero che io registro il gameplay prima e poi subito dopo, magari con un settaggio un pochettino di luci, di ombre e anche di video leggermente migliore, certo, per carità, è sempre riportato dal mio caro telefonino, è sempre appunto ripresa il video dal mio telefonino, però almeno con luci migliori, con un settaggio leggermente migliore rispetto a quello che faccio quando registro di impronta, cioè quando sempre è capitato per qualche episodio di gare sbandate, che ovviamente anche per questa nuova stagione che è partita ora da settembre, di video con Garcius98 farò ovviamente altri video di gare sbandate, magari verranno anche registrati con questo nuovo set di operazione, appunto con il video che registra su un video già precedentemente registrato con la mia voce sotto, ovviamente. Qui appunto ci stiamo dirigendo all'hangar e come appunto dicevo prima, se vi piacciono questo tipo di video, ovvero che io registro prima e poi faccio un video con il mio telefonino, con la mia voce per appunto parlare dell'aggiornamento o di qualsiasi cosa sto riprendendo, fatemelo sapere con tanti bei like, tanti bei commenti e soprattutto iscrivetevi al canale. Qui mi ero avvicinato appunto con la macchina scoprendo che col veicolo non si può entrare, il veicolo personale. Non si può entrare all'hangar, ma si può entrare a questo punto solo con aerei. Qui appunto sto entrando e vi lascio vedere il video introduttivo all'hangar del mio caro personaggio. Buona visione. No.
Quindi eccomi qui ragazzi, dopo il video introduttivo, dopo che Ron sarà partito col suo aereo, lasciandoci un altro aereo, ovvero un altro Cuban 800 che potete appunto vedere lì in fondo all'hangar, che sarà il nostro primo vero e proprio aereo personale, potremmo subito iniziare le nostre operazioni legali qui dentro l'hangar. Ovviamente potremo appunto contenere più di 20 veicoli, oltre all'hangar stesso dove ci stanno a quanto pare 20 veicoli, 20 velivoli. Dentro anche potremmo contare dentro un deposito immaginario, perché non ha una locazione, non potremo mai scoprire la vera locazione di questo deposito, in cui invece possiamo anche lì dentro contenere altri velivoli. Quindi possiamo veramente comprarci un'intera flotta di aeromobili che vanno dal Titan fino anche al Laser, che sarà presto anche acquistabile. Ora qui appunto finisce la prima parte, qui abbiamo la seconda parte che inizia praticamente subito. Ed eccoci di nuovo qui ragazzi, questa appunto è la seconda parte del video già pre-registrato. Che dire, semplicemente qui abbiamo fatto il nostro primo ordine, dopo aver ricevuto nuovi ordini da Ron e da chi appunto si occupa del sistema operativo con cui ordiniamo. Io ora tramite questo aereo, o meglio, ancora meglio, tramite mi sembra un Buzzard, andiamo nel luogo preposto, anzi con il Mogul, andiamo a prendere un Mogul che si trova a Palito Bay, esattamente, con cui appunto dovremmo andare a prendere il carico, ammazzare un paio di persone e tornare indietro alla base per consegnare il Mogul con appunto la merce dentro. Qui ho sentito appunto un segnale come se qualcuno mi stesse sparando, ma alla fine non mi è arrivato niente, fortunatamente, che se no il video sarebbe stato, diciamo, compromesso da questo disturbatore inaspettato, ecco. Spero che appunto, ragazzi, lo ripeto, questo tipo di video così vi piaccia. Se così, ripeto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per altri contenuti come questo. Appunto, penso che ora questo volo io ve lo faccia ben che bene saltare e ci vediamo, penso, non appena siamo arrivati direttamente lì a prendere il bolide, cioè a prendere il mogul.